Andrea Di Prona per il suo saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Mi unisco ovviamente ai ringraziamenti del Presidente Preda per quanto riguarda le autorità presenti in sala, religiose, civili e militari, a Sua Eccellenza il Prefetto, ma soprattutto al Presidente rinnovato, sia nella stima che nella carica, Riccardo Preda, con il quale ho condiviso da tanti anni non soltanto un rapporto amicale di profonda stima e di profonda appunto amicizia, ma anche un tipo di relazione quando eravamo in Camera di Commercio molto importante, che mi ha portato anche ad avere da parte sua numerosi insegnamenti e numerosi consigli quando assunsi la presidenza di Grosseto Chieri, di cui tu anche sei stato presidente, in un momento molto difficile in cui sembrava addirittura essere messa in dubbio la stessa sopravvivenza associativa. Siamo riusciti a generare questo input, questa spinta propulsiva in avanti, e siamo riusciti oggi a portare anche quell'elemento che ha visto le nostre due presidenze ad avere una capacità di intercettazione a livello nazionale di tutte quelle che sono le manifestazioni fieristiche di grande importanza e di rilevanza addirittura europea. Parlasi di Ken Fair, ma anche l'ultimo Madonnino ha dimostrato veramente di andare nella giusta direzione. Quindi una grande stima che si estende assolutamente e necessariamente alla CNA tutta. Io sono proveniente, essendo stato presidente di Confagricoltura, dal mondo associazionistico, e nella mia matrice di mandato elettorale esiste l'assoluta necessità e volontà di perdurare, di perseverare nel voler creare attraverso dei tavoli di lavoro, delle unità di progetto, dei tavoli di concertazione, tutte quelle riflessioni importanti che debbano avere necessariamente come ripercussione il miglioramento delle condizioni di lavoro delle imprese che, a mio modo di vedere, dal punto di vista politico e umano, rappresentano effettivamente l'unico volano possibile per ricreare occupazione, ricchezza e per proiettare la nostra Italia in una comunità europea ormai soggetta a leggi globalizzate, a necessità di internazionalizzazione, che non può più permettersi assolutamente di chiudersi in campanilismi sfrenati, e quindi alla necessità proprio fondamentale di sopravvivenza o torto collo di fare in modo che si possa creare, come dicevi te poc'anzi, come del resto è già stato fatto in alcuni ambiti dell'agricoltura da cui provengo, reti di impresa. Io credo che uno dei problemi principali delle nostre imprese sia la sua microscopia, la sua parcellizzazione, la sua piccolezza e molto spesso la incapacità di mettersi in sinergia e di mettersi in rete. Quindi l'auspicio che tu paventavi sicuramente è assonante con quelle che sono i miei intendimenti e le mie considerazioni riferite a quelle necessarie operazioni volte e atte a far sì che il mondo del lavoro possa finalmente ripartire. Giustamente Grosseto, purtroppo essendo entrata dal punto di vista anticiclico, congiunturalmente per ultima nella crisi, permane nella crisi e probabilmente ne uscirà per ultima. Comunque a livello nazionale non c'è sicuramente cenno di ripresa, soltanto qualche elemento, qualche parametro sembra andare in questa direzione, ma viene poi prontamente smentito il mese dopo da un dato contrario. L'unico dato assolutamente ineccepibilmente, oggettivamente riscontrabile come positivo è quello relativo in tutti i campi dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, relativo all'internazionalizzazione. E quindi io credo che, come tu giustamente hai detto, andare nella direzione di migliorare il servizio di internazionalizzazione sia un plus assolutamente fondamentale dal quale sicuramente non si può prescindere. E il rapporto con la Confederazione Nazionale Artigiani, fin dagli albori della mia presidenza, ha immediatamente avuto un suo rafforzamento. Infatti, come ricordavi, è stato siglato proprio su vostro input e su vostra richiesta un protocollo contro la lotta all'abusivismo sia artigianale che commerciale, che poi è stato esteso anche a tavolo prefettizio e a livello interforze poi è stato traslocato sul nostro territorio. Io faccio riferimento ai semplici mesi che vanno da agosto a dicembre per dire che la merce sequestrata in quel periodo e l'ammontare degli interventi fatti appunto di lotta al contrasto all'abusivismo e alla slealtà del mondo del commercio e dell'artigianato è aumentato di oltre il 700%. Certamente ancora oggi bisogna rodare il rapporto che abbiamo consolidato con la CNA riguardo al protocollo d'intesa, ma io sono certo che in questa direzione andremo molto avanti e saremo anche condivisi in questo dalle associazioni presenti sul nostro territorio. Perché tutelare il lavoro, lo dice la Costituzione, diventa fondamentale, diventa emblematico, diventa il plus e la cosa più importante da farsi. E tutti noi siamo convinti, essendo in un mondo globalizzato,
organizzato, che le regole debbano esserci e debbano essere rispettate da tutti. È assolutamente impossibile considerare in un'economia votata all'import e all'export non prioritario tutelare attraverso delle leggi sul lavoro, delle leggi che garantiscano la provenienza della matrice del lavoro, della manodopera e di quant'altro la stessa in maniera paritetica. Io faccio ad esempio l'esempio dell'agricoltura, dove abbiamo visto molto spesso invece succedere esattamente il contrario, cioè essere invasi da prodotti provenienti con costi di manodopera bassissima dall'estero, dalla Cina, dai paesi cosiddetti emergenti, che sono purtroppo ahimè diventati sommergenti, senza alcuna tutela nazionale di quelle che sono ovviamente le nostre iniziative, con la ripercussione ovviamente visibile, come il drastico calo delle imprese artigiane sul nostro territorio, accentuate ancora di più per quanto riguarda ad esempio il mondo agricolo. E quindi la necessità di avere non un campanilismo nazionalistico di tutela del nostro mondo del lavoro, ma la necessità comunque sia di avere un atteggiamento equidistante, consapevole e omogeneo nei confronti di quei prodotti che provengono dall'estero rispetto ai nostri, questo è assolutamente fondamentale. E per questo, come per fare il presidente nazionale di Confartigianato, il presidente provinciale di Confartigianato e anche il sindaco, ci vuole tanto coraggio a livello di contesto comunitario. Bisogna avere la capacità magari di porre un freno agli accordi bilaterali dove è svenduta una grossa componente del nostro settore produttivo. Penso al Marocco, penso alla Libia, penso all'Albania, penso alla Cina, penso a tante situazioni in cui purtroppo il nostro governo nazionale si è svenduto, ovviamente non avendo avuto il coraggio invece di creare delle situazioni di salvaguardia. La congiuntura economica è effettivamente molto negativa per il territorio grossetano, ma è negativa per tutto il territorio regionale, anche se esistono dei lumi, delle parvenze di ripresa, ma a livello nazionale abbiamo un prodotto interno lordo sempre in decrescita, abbiamo una generazione del mondo del lavoro e un crollo occupazionale fondamentale. Purtroppo non voglio dire che si sia partito in questa ottica diciamo di decadimento progressivo dal governo Monti in poi, perché era già partito anche dall'ultimo governo Berlusconi, però effettivamente il nostro paese Italia non è stato capace, non è stato in grado, come altri paesi tipo la Francia, la Germania, la Spagna più di ogni altro, di riuscire a reggere il contraccolpo della crisi del 2000 in poi, e l'Italia è rimasta un pochino indietro, è rimasta a palo. Siamo cresciuti dello 0% quando la Germania è cresciuta del 9%, quando la Francia è cresciuta del 7%, quando la Spagna è cresciuta del 14%. Quindi significa che purtroppo a livello nazionale probabilmente paghiamo una parcellizzazione, una frammentazione che non ci consente di affrontare le sfide del mercato come dovremmo e come altri paesi riescono a fare. Quindi essere all'interno di un contesto europeo diventa imprescindibile, diventa fondamentale. Io sono rifuggo dai nazionalismi a cui tu facevi riferimento, però bisogna anche essere capace all'interno dei contesti parlamentari europei e nelle varie commissioni economiche di picchiare i pugni sui tavolini, di fare in modo che il nostro paese Italia conti qualche cosa. Quindi sì all'Europa, ma sia un'Europa in cui l'Italia conti qualche cosa. Altrimenti, se dobbiamo sempre subire le ripercussioni e le angherie dei paesi che ci dominano, allora forse sarebbe meglio in quel caso anche rivedere la nostra posizione. Ma io sono convinto che riusciremo in qualche maniera a uscire, a fortificarsi e a rendersi conto finalmente è nelle condizioni di estrema necessità e di estremo sacrificio, quando si raschia il barile, che si tirano fuori i cambiamenti, le mutazioni genetiche. Noi abbiamo bisogno di una vera e propria mutazione genetica come paese Italia, altrimenti non riusciremo a sopravvivere. Tutti i dati lo dimostrano, tutti i dati che fino ad ora io ho elencato. Tra l'altro sul DEF, come dicevi, anche noi ci assumiamo a quelle che sono le vostre criticità. Riteniamo che non sia un sistema che non sia stato progettato in maniera da affrontare in maniera concreta quelli che sono i problemi legati al mondo del lavoro. E mi riferisco in preponderanza a quello che dicevi te riguardo all'IVA al 25% prospettata, ma soprattutto a questo grande problema della pressione fiscale, che è tra le più alte d'Europa. Noi siamo la capitale europea della più alta pressione fiscale. E questo ovviamente come si combatte? Si abbassa la pressione fiscale, si crea una fiscalità equa, una fiscalità proporzionata alla capacità di reddito, anche combattendo appunto l'abusivismo. E questo bisogna farlo però non a livello grossetano, ma bisogna farlo, ahimè, a livello nazionale. E qui è la grande sfida. A livello grossetano noi abbiamo fatto tanto, e questo è sotto gli occhi di tutti. A livello grossetano noi abbiamo adottato e siamo riusciti a portare a termine in soli 6 mesi una politica importante dal punto di vista della defiscalizzazione,
Basti pensare che la tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tari, sia passata da una riduzione minima del 5% ad una riduzione massima dell'11%. Quindi noi non soltanto abbiamo efficientato attraverso la gestione della discarica, ma anche dello spazzamento e della raccolta, la gestione stessa della concessione, ma abbiamo anche a livello interno ribaltato quelli che sono i vantaggi fiscali sulle attività artigianali e sulle attività commerciali, proprio a seguito di quel famoso incontro che avevo qui da voi, quando la vostra priorità ci disse sarebbe dovuto andare in questa direzione. Quindi essere riusciti ad abbattere la fiscalità relativa ai rifiuti dell'11% per gli artigiani e per i commercianti sicuramente è una vittoria che io penso ottenga il tuo applauso e la tua stima. Tra l'altro abbiamo fatto anche per la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana e per la consapevolezza che ovviamente in ognuno di noi è che l'edilizia, che dall'edilizia si possa ripartire, anche se il nostro prodotto interno lordo grossetano è di matrice prettamente derivante dal mondo agroindustriale, si parla del quasi del 43% del prodotto interno lordo generato dalla nostra provincia derivante dall'agroindustria, però l'edilizia è un volano fondamentale di ripresa e noi non solo abbiamo fatto quello che aveva fatto la precedente amministrazione che aveva circoscritto l'esenzione del 25% sulla TOSA al solo centro storico, non l'abbiamo rinnovata perché l'avrebbe potuta e voluta e dovuta forse rinnovare la precedente amministrazione, ma noi l'abbiamo estesa non del 25% perché era impossibile, ma del 5% a tutto il territorio grossetano, per un valore di circa 200.000 euro, quindi un'ulteriore defiscalizzazione, un ulteriore abbassamento della pressione tributaria a favore delle imprese edili. Sicuramente questo non è bastante, sicuramente non è sufficiente, sicuramente bisognerebbe fare di più, però qualche cosa è stato fatto in soli 9 mesi appunto di presenza sul territorio. E tra l'altro stiamo organizzando anche un punto Easy Tax, perché molto spesso come sindaco vengo tempestato da cittadini che si lamentano perché non capiscono esattamente quali siano le procedure per arrivare al pagamento di questa o di quest'altra imposta. Attraverso questa realizzazione di questo sportello abbiamo creato un potenziamento dell'interattività con il cittadino per facilitarne l'esistenza, associando questo tipo di manovra, questo tipo di funzione all'armonizzazione delle scadenze dei pagamenti, cosa ovviamente importante, anche se magari non da tutti percepita nella sua essenza. Così come abbiamo adeguato le date di scadenza delle rate per il pagamento della Tari, allineandole con i tempi di riscossione degli emolumenti pensionistici. Quindi anche se ovviamente dispiace far pagare le tasse, ma sarebbe assolutamente impossibile non farle pagare, abbiamo cercato di indorare la pillola e fare in modo che ovviamente almeno a livello psicologico fosse più facile, fosse più possibile, fosse meno impattante andare a pagare le tasse. E abbiamo avuto anche su questo un aumento di oltre il 5% di quella che è stata la riscossibilità tributaria relativamente al passato. Un'altra piccola vittoria di questa amministrazione che va nella direzione appunto delle imprese. Tra l'altro recentemente abbiamo vinto il bando delle periferie e quindi io faccio anche un ringraziamento al governo Renzi per averlo messo in piedi, percependo i fondi FES a livello comunitario, ma noi siamo stati bravi come comune di Grosseto e io estendo questo applauso a tutti noi perché tutti noi più o meno direttamente abbiamo partecipato e siamo riusciti ad arrivare noni su 124 e siamo riusciti, lavorando durante il mese di agosto, ad ottenere appunto questo importante sinergico progetto che ha messo insieme tantissimi aspetti, vecchi e nuovi progetti, per arrivare appunto a poter percepire, a traslare sul territorio tra investimenti pubblici e investimenti privati quasi 15 milioni di euro. Quindi questa è una cosa che si ripercuoterà sulle vostre aziende, tant'è vero che sul bando sul codice degli appalti e sul bando delle periferie il prossimo mercoledì 17 maggio ho indetto una riunione in cui tutti voi sarete invitati per verificare nell'ambito appunto della possibilità delle gare europee come si possa individuare un percorso preferenziale strategico per fare in modo che le imprese locali possano avere la possibilità di intervenire lavorativamente e imprenditorialmente attraverso appunto questo progetto. Abbiamo poi fatto numerose azioni di semplificazione amministrativa perché la burocrazia è il primo nemico delle imprese, si spendono oltre 160 giornate all'anno dietro la burocrazia, nonostante esistano pregiate e preziose associazioni come la vostra. L'imprenditore non può avere il tempo di avere 164 giornate da dedicare alla burocrazia, deve avere il tempo di inventarsi qualche cosa per sopravvivere e quindi la sburocratizzazione, la semplificazione amministrativa è stato uno dei nostri obiettivi e stiamo cercando di perseguire. Faccio una brevissima
lista di quelle che sono state le attività portate avanti dalla nostra amministrazione. Abbiamo riorganizzato le deleghe degli assessorati in coerenza con i dirigenti dei settori, evitando sovrapposizioni e interferenze. La Palissiano, direte voi, prima non era così, adesso si sta andando in questa direzione. Abbiamo fatto una revisione organica dell'apparato tecnico organizzativo dell'ente, secondo criteri di logica, efficienza e professionalità. Abbiamo, udite udite, stabilito un criterio di retribuzione e di pagamento secondo il merito, ovviamente nell'ambito della quota potenziale relativa al sistema di pagamento, che è molto complesso e che adesso ovviamente non vi spiegherò per non tediarvi troppo, ma abbiamo inserito il merito all'interno della macchina amministrativa comunale, e questo è un fatto molto importante che intendo sottolineare con forza. Ovviamente valorizzando la professionalità dei dipendenti, anche se in alcune situazioni, tipo quando laddove sia necessario percepire i fondi comunitari, è necessario dare degli affidamenti consulenza agli esterni e fare in modo che a livello progettuale la cosa debba essere seguita esternamente, ma abbiamo comunque teso a valorizzare le nostre professionalità grossetane della nostra macchina amministrativa comunale. Abbiamo razionalizzato la spesa e abbiamo creato un sistema, siamo 5 comuni in tutta Italia che fanno questo tipo di attività, di monitoraggio introverso ed estroverso, cioè abbiamo creato un sistema che misura pedissequamente, giornalmente, quelli che sono i nostri stati di avanzamento. Oggi posso dire che rispetto al documento unico di programma, perché ovviamente è la traslazione di quelle che sono le matrici di mandato elettorale, la campagna elettorale sulla realtà applicativa, abbiamo già ottenuto il 3% dei risultati e abbiamo attivato il 47% dei processi in soltanto 6 mesi. Quindi un'amministrazione pragmatica che si muove nella direzione del fare e non nella direzione del chiacchierare. E quindi anche questo è importante, perché ho cercato di portare, stiamo tutti con la mia giunta cercando di portare all'interno della macchina amministrativa un concetto imprenditoriale d'azione, perché laddove c'è l'impresa c'è la volontà di migliorarsi, molto spesso invece nella burocrazia statale c'è la volontà di addormentarsi, e questo non ce lo possiamo più permettere nella maniera più assoluta. Parlavi della Regione Toscana, i rapporti con la Regione Toscana dal mio punto di vista sono ottimi, ho grande stima del consigliere Leonardo Maras, con il quale mi sto interfacciando per la risoluzione del problema delle pinete, stiamo anche lì procedendo galoppanti verso la risoluzione di un problema annoso di Marina e Principia. Ho parlato molto spesso del problema autostradale, a cui farò un cenno finale in chiusura tra pochissimi secondi, state tranquilli, per quanto riguarda il problema autostradale. Abbiamo cercato a livello infrastrutturale di creare appunto delle situazioni progettuali dove ci fosse una convergenza ovviamente ripercuotibile sul nostro territorio, perché abbiamo sempre sofferto una marginalizzazione come provincia di Grosseto rispetto a quelle che sono state le politiche ovviamente regionali, e questo è necessariamente doveroso come contrasto da parte nostra, ma un contrasto attivo, un contrasto collaborativo, un contrasto che ci vede in un proattivismo sempre funzionale al reperimento delle risorse e al traslamento dell'efficienza sul nostro territorio. Quindi abbiamo costituito l'Ufficio Europa e abbiamo anche attraverso di esso potenziato i rapporti con la Regione Toscana. Esiste comunque, e ancora questo è un vulnus fondamentale, perché come dicevi te giustamente la provincia adesso è stata minimizzata, è stata depauperata, è stata depotenziata, però l'esito referendario è stato chiaro e sulle funzioni primarie bisogna prendere una decisione fondamentale. Il prossimo 18 del prossimo 21 faremo una manifestazione nazionale, perché bisogna assolutamente tutelare quelli che sono i tagli che sono stati fatti dalla legge 56 del Rio, che portano alla distruzione totale e allo smantellamento delle province, in caso però di vittoria del sì. Però siccome ha vinto il no, le funzioni primarie sulla viabilità e sull'edilizia scolastica di secondo grado devono essere tutelate, altrimenti io mi troverò costretto a chiudere 22 scuole e a chiudere 1834 km di strade, che rappresentano di per sé il 22% della viabilità della Regione Toscana. Questa è la nostra situazione grossetana e tutti voi dovete saperlo, perché noi abbiamo un grandissimo territorio esteso, una morfologia territoriale molto particolare e una vastissima antropizzazione che necessita di maggiore attenzione, non di distrazione oppure di marginalizzazione. Andando a parlare dell'autostrada, io inizialmente quando ho ricevuto il progetto iniziale, appunto, l'ho trovato pessimo, l'ho trovato repulsivo, l'ho trovato disgustoso da ogni punto di vista. Le complanari non c'erano, alcune erano in sterrato, non raggiungevano la sezione minima per la normativa regionale di legge, facevano delle circonvoluzioni elicoidali all'interno dei campi, sembrando quasi un disegno fatto dagli alieni e non un qualche cosa di importante invece per lo sviluppo del nostro territorio. Il pedaggio era altissimo, si parlava di 300-400 euro per una persona proveniente dal Monte Argentario, dal Porto Santo Stefano al mese.
mese per chi fosse pendolare dovesse essere costretto a venire tutti i giorni a Grosseto. Mancavano tutte le normative relative alla valutazione ambientale strategica e la valutazione dell'impatto ambientale. Non era stato fatto niente. Quindi ovviamente in quel frangente, in quella fase storica, il mio parere è stato assolutamente negativo. Ma non perché io sia pregiudizialmente contrario a fare ovviamente un tracciato autostradale, a colmare quel gap infrastrutturale che ci penalizza sempre di più, ma semplicemente perché ho analizzato il progetto e quello era improponibile. Però poi, grazie alla conferenza dei servizi, grazie al rapporto con l'assessore Ceccarelli, grazie al rapporto col commissario Forenza e allo stringimento anche delle relazioni con il presidente della SAT a livello di osservazione e del recepimento delle stesse, siamo arrivati a buon punto. E dal mio punto di vista oggi, se io dovessi parlare del problema autostradale, ancora ci sarebbe da risolvere quello relativo al traffico indotto, ai flussi, all'intensità che si riverberebbe sul nostro centro cittadino, ma per il resto sarei di opinione favorevole. E certamente mi disgusta un pochino il rapporto che ha avuto il governo nazionale con questa questione, quando improvvisamente, all'insaputa di tutti, anche di quelli che sono qui seduti insieme a me, abbiamo letto sul Sole 24 Ore che il progetto era stato inserito nel cosiddetto contesto del project reviewing, cioè nella necessità di rivisitazione progettuale, cosa che avviene soltanto in caso di variazioni sostanziali, quando in conferenza dei servizi era stato detto invece che le variazioni non sarebbero state sostanziali. E quindi una situazione veramente drammatica, corroborata poi dal ministro Delrio, che va dicendo che si debba mettere in sicurezza l'Aurelia, non sapendo poi da quali fondi si possa attingere 1 miliardo e oltre di finanziamento per poter fare una cosa del genere. E quindi sono tutte utopie che tra l'altro sono state anche, diciamo, contrastate dal vice ministro Nencini, con il quale io sto avendo un rapporto continuativo, e anche se tutto fa sembrare, fa credere che la questione autostradale sia ormai passata nel dimenticatoio, la conferenza dei servizi è ancora aperta, noi stiamo ancora come comuni e come ovviamente uffici preposti tecnici lavorando al recepimento delle osservazioni, e se tutto questo sarà fatto state tranquilli che io sarò il primo a dire sì al tracciato autostradale SAT con chiarezza, con volontà e con il massimo sostegno possibile della mia amministrazione, sia chiaro. Finisco parlando del SEAM, del rapporto con questa società aeroportuale, che io faccio un appello anche qui all'assessore Ceccarelli delle infrastrutture, perché è molto importante che ci aiuti in questo contesto, e questo ti sei dimenticato di dirlo, Presidente Breda, ma lo dico io al posto tuo e credo che tu sia con me assonante. Bisogna uscire da questo stato di immobilismo e di cristallizzazione. Da 18 anni siamo in convenzione temporanea. Il nostro aeroporto ha la potenzialità di poter fornire un volano di sviluppo promozionale importante, ha la necessità di un chiarificamento riguardo appunto alla concessione ventennale e soprattutto lo sblocco dei voli notturni. Questa amministrazione, insieme a Riccardo Breda, firmerà una dichiarazione congiunta che invierà all'ENAC per fare in modo che la cosa venga rimessa sotto la lente di ingrandimento, e qui davanti a tutti voi chiedo all'assessore regionale Ceccarelli, come Regione Toscana, di fare altrettanto. Scusatemi se sono stato prolisso, ma viva CNA! Thank you.